Buongiorno, piacere. Io sono la sua dottoressa oggi, posso darle del tu? Perfetto, lo preferisco, però comunque questo esame non è cortissimo e preferisco dare del tu per far sentire più a suo agio. Ok, il paziente è perfetto. Allora, oggi tu sei qui per un esame sensoriale, in particolare tattile, d'accordo? Hai già fatto altri esami? Ok, dovrei averli qui. Ultimo esame, giusto? Per toglierci qualsiasi dubbio e verificare effettivamente che tu stia bene, benone. Dagli esami precedenti sembra proprio così, quindi sono contentissima. E oggi diciamo che andremo a fare un esame sensoriale, e sarà rilassante, penso, molte persone lo definiscono addirittura rilassante, quindi rilassati, non ti preoccupare, non ci sarà assolutamente nulla che ti provocherà dolore. E adesso ti spiego un po' cosa andiamo a fare. Oggi in particolare andremo a concentrarci su braccia e mani, perfetto, e userò diversi strumenti. Questi strumenti possono sembrare non proprio professionali, ma non c'è bisogno di chissà cosa, d'accordo? Te li faccio vedere. Allora, prima di tutto andremo a testare la tua sensibilità al morbido, a qualcosa di più appuntito e poi al freddo, d'accordo? Quindi per qualcosa di appuntito andrò a utilizzare questa matita ben appuntita e andrò a fare adesso, ti faccio solo l'esempio, ma dopo ti faccio esempi veri e propri, andrò a punzecchiare, ok? Diverse parti del tuo braccio e tu ogni volta per rispondere sì quando senti. Ovviamente questi esami sono sempre fatti ad occhi chiusi. Poi invece ho una parte morbida, questo è semplicemente un dischetto di cotone, ecco, andrò anche con la parte morbida, ok? A stimolare il tuo senso del tatto. Infine, per l'esame della sensibilità termica andrò invece con questa è una cannuccia di metallo che è stata in frigorifero, quindi è bella fredda, e appunto andrò anche qui a stimolare la tua sensibilità, d'accordo? Quindi qualcosa di veramente semplice, appunto, come dicevo, quasi rilassante. Poi andremo anche a testare la propriocezione motoria attraverso il movimento dell'indice della mano destra e dell'indice della mano sinistra, muovendolo sopra e sotto, mi dovrei dire se è sopra o se è sotto. Poi andremo a verificare la grafestesia, in che modo andrò a scrivere dei numeri o delle forme sul palmo della tua mano per verificare se la riconosci, e infine la stereognosi, che invece è la capacità attraverso il tatto di riconoscere certi oggetti di uso comune, quindi certi oggetti semplicissimi, come saprai ad esempio un paio di chiavi. Ok? Perfetto. Allora, perfetto, se hai domande? Ok. No. Adesso prendo un secondo i tuoi dati, d'accordo? Perché li devo scrivere anche qui. Purtroppo abbiamo avuto un leggero problema proprio adesso, un'oretta fa, con il nostro database. Quindi devo segnarmi le cose a mano, mi dispiace. Mi serve solo veramente sapere due o tre cose. Intanto mi confermi il perché sei qui. D'accordo?
c'è stato bisogno di alcun intervento. Perfetto, meglio, meglio, meglio. E età? Sei sotto l'uso di qualche farmaco? Sensibilità dati anche da qualche formicolio sulla punta delle dita. D'accordo, meglio. Ok, io direi che siamo a posto, mi devi fermare qui. Esatto, data. Perfetto. Allora, noi siamo a posto, adesso ti faccio appunto sedere, ci mettiamo in postazione e cominciamo con l'esame, ok? Perfetto. Bene, adesso rilassati, mi raccomando, partiamo con il tocco leggero. Questo è un esempio di tocco leggero. D'accordo? Adesso chiudi gli occhi e devi dirmi sì ogni volta che senti il tocco leggero. D'accordo? Adesso, per verificare che ci sia la stessa sensibilità fra le due parti del corpo, destra e sinistra, andrò a fare lo stesso tocco, prima su un braccio e poi su un altro. E lei mi dovrà avvisare se sente la differenza. Ok? Quindi, chiudo gli occhi. Ok, per ora? Bene, adesso di nuovo. Così. E poi dall'altra parte. Tutto uguale. Era diverso? Me lo segno. Adesso facciamo il contrario. Così. E uguale. Ok, perfetto. Adesso passiamo invece alla sensibilità della temperatura e lo faremo appunto come ti ho detto prima con questa cannuccia di metallo. In generale si fa con oggetti di metallo. Questo, come ti ho detto, è stato in frigorifero, quindi dovrebbe essere abbastanza freddo e dovrebbe essere insomma facile. Quindi questo sarà il tocco circa, ok, anche sulla mano. Lo senti bene? Ok. Adesso chiudi gli occhi e facciamo la stessa cosa, ok? Dimmi sì ogni volta oppure dimmi freddo come preferisci ogni volta che senti il tocco. Quindi braccio rilassante per ora. Ok, passiamo all'altro braccio. Chiudi gli occhi. Ancora. Molto bene.
Benissimo, so che può essere rilassante, quindi magari ci si distrae un pochino, ma cerca comunque di rimanere concentrato, ok? Adesso facciamo la stessa cosa, che quindi devi dirmi se la sensazione è uguale passando il metallo lungo tutto il braccio. Parto in zona distale, vado prossimalmente e anche da questa parte. Ok, bene. Dall'altra parte. Comunque, per stare tranquilli in generale, un minimo di sensibilità diversa, normale, dipende anche da vari fattori, ecco, che possono essere anche la stanza o l'attività che si è fatto in generale, se usiamo più la destra, più la sinistra, da tantissime cose. Bene, adesso. Per la sensibilità al dolore invece userò questa matita molto appuntita, non è reale dolore, sono un pochino fastidio, d'accordo? Questo è l'esempio. Fa male? Ok. Questo è l'esempio e questo è l'esempio, d'accordo? È quello meno piacevole dei tre, però insomma è comunque sopportabile. Benissimo, adesso chiudi gli occhi e cominciamo, farò tre tocchi per ognuno. Quindi. Bene. Benissimo. Adesso questo è finito e ora andrò sempre a fare lo stesso procedimento, vado ad attraversare il lato del braccio partendo dalla mano e mi devi dire se la sensazione di, diciamo, dolore è più o meno simile lungo tutto il braccio, lo facciamo con entrambi, quindi chiudi gli occhi. Adesso andiamo a fare la stimolazione bilaterale con tocco leggero su entrambi i lati. Quindi, per fare un esempio, sarà così. Lo stesso tocco su entrambi i lati. Mi dovrei avvisare se ci sarà qualche differenza, d'accordo? Bene, chiudi gli occhi. Cominciamo. È diverso, riproviamo. In quale braccio è minore la sensazione? Se nel destro 5, nel sinistro è.
Proviamo anche col freddo un attimo. Riproviamo in questa zona. È uguale. Ok. Proviamo con il morbido. È uguale. Questa fase è finita e adesso invece andremo a controllare la propriocezione e poi la grafestesia e la stereognosi. Quindi la propriocezione è diciamo la capacità di distinguere alto e basso. In questo caso quindi prendo il pollice in questo modo. Ok. E lo muoverò o in basso o in alto, d'accordo? Quindi chiudi gli occhi. Com'è così? Ok. Adesso farò delle combinazioni, mi devi dire quali sono. Benissimo. Ok. Passiamo all'altro. Sempre inclina un po' la mano per me, grazie. Ok, prima. Adesso combinazioni. Benissimo. Allora, anche la propriocezione va tutto bene. Adesso, per la grafestesia, come funziona? Io vado a disegnare, sempre devi tenere gli occhi chiusi, ho un numero, ho una forma molto facile da insomma immaginare, ok? Da indovinare, come può essere appunto un triangolo, insomma queste cose qui, e devi dirmi che forma senti, d'accordo? O che numero senti, o che lettera senti, ok? Benissimo, chiudi gli occhi. Allora vado. Ok. Perfetto. Benissimo. Passiamo all'altra mano sempre. Benissimo. Benissimo, benissimo. Benissimo. L'ultimo. Adesso l'ultimo piccolo esame.
E appunto l'esame per cui devi riconoscermi un oggetto classico di tutti i giorni con il palmo della mano, d'accordo? Quindi, ok, cominciamo con questo. Può toccarmi analizzarlo. Benissimo. Molto bene con la propriocezione. Ci siamo. L'esame è concluso. Adesso ritorniamo dove eravamo prima per i risultati finali. E poi abbiamo finito, d'accordo? È stato rilassante, com'è stato? Benissimo, trovato. Un po' difficile. Ok. Buona sapere, se la terrò in considerazione. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo e andiamo. Allora, bene, l'esame è andato bene. Mi devo solo segnare un'altra cosa. Ok, le ultime due cose non me le ero segnate, perfetto. Allora, ti arriverà una mail con il risultato sul tuo fascicolo in cui dovrai accedere al tuo fascicolo sanitario. In ogni caso ti chiameremo, d'accordo? Per me va tutto bene, adesso dovrò un attimo rianalizzare il tutto, però con me sei a posto, dovremo incrociare tutti i risultati per verificare ulteriormente, però se c'è qualcosa comunque ti chiamiamo entro una, massimo 2 giornate, ma veramente, devi stare tranquillo perché è andato tutto bene. Vedi che l'esame, insomma, non ti ha agitato, perfetto, è stato anche rilassante. Immaginavo, e speriamo di non rivederci, non in questo contesto almeno. D'accordo? È stato un piacere, grazie, arrivederci.